Abbiamo il piacere, in rappresentanza della provincia di Padova, di avere l'assessore. Questo cavalca ferrovia dedicato all'Unità d'Italia è già caratterizzato da molti primati che vanno ad impreziosire le megastrutture orizzontali sospese, che in precedenza si era utilizzato soltanto per le strutture in verticale. Una folta rappresentanza del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, cioè della Giunta con il Vice Sindaco, e tutte queste persone sono venute per un evento importante, le ringrazio, ci sono tantissimi cittadini, ci sono moltissimi automobilisti che fra poco passeranno sul ponte con le loro automobili, sono tutte auto d'epoca, anzi per la verità no, perché le ultime sono degli ultimissimi anni e sono macchine molto belle ma non d'epoca. Ecco, grazie perché avete colto una cosa importante, e cioè che quando finisce un'opera pubblica è finita un'impresa sempre faticosa, difficile, e vale la pena di festeggiare. Poi ci sono le persone da ringraziare per l'impegno che ci ha messo a realizzare quest'opera. Si va dai progettisti, a chi ha diretto i lavori, all'impresa che ha eseguito l'opera con tutte le maestranze, con tutti i dirigenti, molti ingegneri hanno lavorato per realizzare questa opera straordinaria, la vedete, è un ponte strallato che ha una luce di 100 metri, cioè poggia su due piloni distanti tra di loro 100 metri, attraversa senza appoggi l'intero percorso ferroviario e collega due parti della città che prima non erano collegate rapidamente, adesso saranno collegate immediatamente. Non è completato tutto, perché dove siete adesso voi passerà la pista ciclabile pronta a settembre, quindi tra pochissimi mesi, e sarà possibile raggiungere le due parti, le due estremità anche in bicicletta, mentre ai lati abbiamo le due corsie per i due sensi di marcia. Si tratta di un'opera molto importante per la nostra città, perché consente di organizzare in modo nuovo e più completo la viabilità cittadina. Con il ponte che abbiamo aperto circa un anno fa, il ponte Dalmazia, abbiamo dedicato appunto alla Dalmazia ricordando una vicenda tragica della storia italiana, questo invece all'Unità d'Italia, visto che siamo al 150°, con quel ponte consente un percorso nuovo per andare da est a ovest nella nostra città e libererà dal traffico in parte l'Arcella, in parte il centro cittadino, e darà una nuova velocità di spostamento all'interno delle nostre aree urbane. Ingegner Bambara. Nicolosi, Bertola. Ivo Rossi, alla fine, dopo alcuni mesi di cantiere e anche qualche difficoltà, perché sono 100 metri di ponte, si è arrivati in porto con l'inaugurazione. Beh, devo dire, uno dei casi in cui, rari nel nostro paese, in cui si riesce a far rispettare i tempi, e averlo in due anni è una cosa, insomma, che non è comune. Ma soprattutto io penso all'importanza, perché è un generatore di una città nuova positiva, penso alle funzioni che si svolgeranno qua dietro col nuovo centro congressi, cosa impossibile se non avessimo questo ponte, lo stesso innesto del tram che ci consentirà di offrire un ampio parcheggio qua dietro alla fiera per chi vorrà accedere al centro storico oltre che alla fiera stessa, e penso all'opera straordinaria di collegamento, ricucitura fra l'Arcella e il centro storico. Oggi l'Arcella è un pezzo della città, prima era un corpo separato, oggi invece è interna alla città, ma ha effetti questo ponte anche sull'organizzazione della mobilità più in generale. Oggi abbiamo Niccolò Tomaseo e via Trieste che sono in sofferenza permanente, la zona della stazione non è certamente brillante dal punto di vista della mobilità, ma questo ponte consentirà di migliorare in modo significativo e di cambiare abitudini anche per quanto riguarda il nodo della Stanga, dove, posso dirlo così intanto timidamente, non escludo che fra qualche tempo si possa immaginare una grande rotatoria che elimini quei semafori, e questo sarà possibile grazie a questo ponte e anche ovviamente al collegamento che faremo con Padova Est. Questo per dire come questo sia un fulcro di un sistema destinato a cambiare il volto della città.
La medaglia rappresenta Galileo Galilei. C'è stato l'anniversario pochi anni fa, due anni fa, ma ci interessava segnalare che l'opera del genio umano a Padova trova un riferimento importante nella figura appunto del grande scienziato, matematico, astronomo che ha insegnato a Padova per più di 15 anni. Sindaco, abbiamo visto le moto sfilare sul ponte, insomma è una bella soddisfazione nonostante la pioggia, una bella festa. Beh, finire un'opera pubblica di questi tempi è davvero un'impresa e riuscire a farla nei tempi previsti e al costo previsto è sempre un'enorme soddisfazione. Poi questa è un'opera che avrà tutta una serie di ricadute molto positive per la nostra città, perché da una parte collega l'Arcella con un ulteriore manufatto molto importante, ma anche consente un percorso est-ovest molto più rapido, liberando zone dell'Arcella e del centro, e infine si arriva attraverso questo ponte ai parcheggi retrostanti la fiera, avremo un reddito che investiremo nel nuovo centro congressi. Insomma, sono tante cose che con questa opera, che sembra un'opera semplice ma è molto importante, siamo riusciti a realizzare. Nuovo centro congressi, tempi previsti, sappiamo che è tutto abbastanza deciso, la regia sarà operativamente quella della fiera, i tempi possono essere abbastanza brevi, almeno quelli simili alla realizzazione di questo ponte. Allora, io penso che riusciremo ad andare in gara con una gara che sceglie insieme progettista e impresa verso ottobre, inizi di ottobre, poi l'impresa che vince avrà il compito di realizzare progetto e di realizzare l'opera e andranno altri due anni. Quindi noi possiamo pensare che fra due anni e mezzo, due anni e tre quarti avremo l'opera completata. Cioè ci aspettiamo verso la fine del 2013, inizio 2014.